AW Italian Podcast presenta Elite Friday. Ogni venerdì mattina alle 9 un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. A piccoli passi, uno alla settimana, continuiamo a portare avanti il nostro progetto. Il nostro progetto si chiama AW Italian Podcast e il punto cruciale di questo progetto è proprio questo podcast, Elite Friday. Quindi io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, al mio fianco c'è Fabrizio, coautore di tutta questa baracca, l'altro lo citiamo sempre troppo poco, Michele, che è la regia di tutto quanto ed è il videomaker di tutto quanto, ed è colui senza il quale io e Fabrizio saremmo probabilmente già fottuti, avremmo finito la quarta puntata a questo podcast, ma questo è un altro discorso, quindi salutiamo anche grande Michele e Fabri. Grande assaggiatore di whisky. Assolutamente, assolutamente. Quindi, assolutamente. Fabri, benvenuto all'85esimo episodio di Elite Friday. Grazie. Allora, abbiamo visto una puntata, quindi siamo qui per parlarne, siamo qui, diciamo, come sempre, in live su Twitch, il lato viola del ring, ci potete trovare tutte le settimane, il giovedì, alle 2 del pomeriggio più o meno, facciamo un po' di pre-show, chiacchieriamo un po' con la chat, poi registriamo il programma, dopodiché entriamo in contatto ancora con la chat, una mezz'ora circa, per finire di chiacchierare, per finire di fare insomma un po' di cacciare insieme. Ma qua, durante il momento della registrazione del podcast, non seguiamo niente, andiamo e parliamo di quello che abbiamo visto senza farci influenzare da nessun tipo di pubblico. Questa cosa è importante per noi, il fatto di andare live, perché siamo su questa piattaforma Twitch, che ci consente di avere un canale bellissimo con tante persone che ci lavorano dentro, e il lato vero del ring è un canale in crescita, ci stiamo lavorando e quindi potete, se volete, venire a trovarci in live. Non c'è soltanto questo programma, ma praticamente ogni giorno c'è qualcosa e potete trovare tantissimi progetti, alcuni che possono anche essere molto interessanti per voi se magari seguite anche della nicchia. Per esempio, il mercoledì facciamo un programma dedicato al puro resu, quindi al wrestling giapponese. Quello che stiamo facendo qui oggi è iniziare invece a parlare di quanto abbiamo visto a Dynamite la puntata scorsa, una puntata che si è aperta, Fabrizio, con il match che più o meno mi aspettavo a metà card, tu addirittura mi dicevi che lo aspettavi alla fine, il match che vede protagonista Kenny Omega, che non riesce proprio a far vincere Matt Sydal e quindi toglie quelli che potrebbero essere i sogni di gloria di Matt Sydal di andare in un match titolato contro il campione. Sì, mi aspettavo che fosse main event, ma solo per il discorso che lui, essendo il campione del mondo, di solito i campioni del mondo, anche se non difendono le cinture, le mettono al main event, soltanto per quel motivo lì, poi no, per carità. O se no in apertura, e infatti è stato in apertura. il problema è che non si può dire che è stata una bella prestazione, nemmeno di... cioè Sydal purtroppo è ormai in involuzione in maniera letterale. Nonostante avesse Omega, non è che ha fatto chissà che cosa, poteva comunque dimostrare perlomeno di non essere arrugginito come apparso in questi mesi. Lo è, a quanto pare adesso questo effettivamente è lui, è Matt Sydal, proprio per l'incontro in quanto tale. Onestamente non ci ha mai creduto nessuno quando ci sono stati conteggi a 2/4 che avesse vinto Sydal, quindi non si poneva. Tra l'altro, anche non so se anche nella telecronaca americana stanno continuando a pressare a discorso, parte anche da Impact, il discorso della One Winged Angel, ed è uscita una cosa che Ibushi non è d'accordo con questo, perché ricordiamo sempre che l'unico che è uscito dalla One Winged Angel effettivamente è Ibushi, perché anche Moxley stesso ha dovuto usare nel Barber Wide, è esploso, ha messo il piede per far esplodere la cosa, quindi continua a puntare su questo. Non vorrei che a breve qualcuno uscisse dalla One Winged Angel effettivamente dopo i Bush, perché ci stanno puntando troppo. Stiamo ricordando che lo stiano facendo Omega, io penso che lo stiano facendo con un motivo molto più banale, cioè cercare di tenere l'attenzione fortissima di tutti al fatto che possa arrivare i Bush. E quindi, sai, diventa un po' più difficile da gestire se poi però non arriva, perché allora davvero sì, qualcuno ne esce. Sì, perché pubblicizzare così tanto sull'incontro di contro Swan, stanno parlando solamente di quello, non uscirai mai appena ti farà la mossa finale.
Poi appunto, giusto ieri o l'altro ieri, su Twitter vedevo il discorso Se di esce Bushi. Swan, mi incazzo, E sì, anche perché non ha senso che faccia, cioè, se esce Swan, allora che Swan vinca, che vinca l'incontro, perché allora, cioè, nel senso... No. E però facevano proprio riferimento al discorso di Bush, anche su Twitter, non mi ricordo che, quale fosse, e ricordavano anche proprio il discorso di Moxley, che è vero, effettivamente, le due volte ha usato le corde, non è mai uscito dallo schieramento vero e proprio, non si è mai alzato con la spalla, come si dice. Così come Pac, era successo la stessa cosa con Pac all'inizio, se non sbaglio, quindi una cosa del genere. Però ci sì. stanno puntando veramente, ormai sono 2 o 3 settimane che puntano il discorso sulla WoW Winged Angel. Spero che porti a qualcosa, perché se no a sto punto allora qualcuno la deve sfattare il mito. Eh sì, io lo vedo molto pericolosa questa situazione per quanto riguarda l'incontro tra le due cinture. Cioè il fatto che magari uno con la cintura di Impact possa uscire da questa mossa finale darebbe a questo campione di Impact uno status preponderante. Però, non c'è lo da so. Dire, non sì, so. Però c'è da dire che ora, a prescindere da forza, no, comunque affronti il campione di un'altra federazione, cioè comunque il campione. Quindi sì. parti dal presupposto che i due campioni si equivalgano, perché sono due campioni. Pronti via, come cosa così basilare, sono due campioni, quindi si equivalgono. Sarebbe un modo veramente stupido di uscire da questa faida con un pareggio. Sarebbe veramente una cosa stupida. Qualsiasi tipo di pareggio. La rivincita poi. Sì. Non lo so. Ho un po' di paura adesso. Tra l'altro Rebellion è stato spostato di un giorno, se non sbaglio. Dal 24 al 25. Non ho letto il motivo. Ho letto solo la locandina, non ho letto il motivo. Credo concomitanza con altri eventi sportivi. Sicuramente ci sarà lui. Sì, 9 su 10. La UFC c'è tutti i giorni praticamente ormai. Voglio fare un evento, c'è la UFC, cazzo, ma non posso fare mai un cacchio. Da quando praticamente la sto seguendo una volta ogni morte di Papa, ogni giorno cioè, leggo incontri sul sito dell'MMA del cazzo. Cos'è? Ah, un bel casino. Io l'unica cosa che volevo dire su Seidel è che mi è sembrato un po' inappropriato che fosse uscito da così tanti tentativi di schienamento. Avrei fatto meno tentativi di schienamento, in modo tale che lui non dovesse uscire così tante volte. No. Questo sarebbe dovuto essere squash match, stile quello contro Sonic Kiss, tale quale. Sì, esce una volta, prova una mossa, ma poi viene buttato completamente a terra. Sì. No, sono d'accordo. Ripetiamo, ma veniamo... Seidel quello che doveva dare, ha dato, adesso sì, venga sì. per far crescere i giovani, ma basta, finisce lì. Sì, per far crescere il suo fratello. Ah no, non, e, non è giovane, il suo fratello ha la sua età più o meno. 2 o 3 anni in meno, quindi non è che stiamo parlando di un 20enne che ha appena iniziato, ma andiamo oltre. No, il bello è dopo, post-match, dove sostanzialmente sembra che Kenny Omega vada via, così, pronti via. E invece qualcosa succederà, quindi tornerà Kenny Omega. Io mi aspettavo qualcosa in quel post-match. Vuoi unire le due cose oppure vai, andiamo per ora? Sono molto indeciso, quasi quasi si possono anche unire. Dai, le uniamo così. Perché? Perché poi a un certo punto della card, un paio di match più avanti, c'è stato quello che io ho reputato il match of the night, onestamente, cioè il 3 contro 3 fatto da 3 messicani non da niente, cioè i 2 Lucha Bros, membri del Triangolo della Morte, insieme alla Redo Kid, che è un altro dei fenomeni della CMLL, della AAA. E sostanzialmente dall'altra parte c'erano 2 fenomeni, quindi gli Young Bucks e Brandon Cutler. Punto. Non ho altro da dire. Nel momento in cui si sono scontrati, oltre alle battute che abbiamo fatto anche nel pre-show, giustamente, no? Su Brandon Cutler e sulla sua completa inadeguatezza in quel match, il match è stato molto buono, bellissimi scambi, c'è chi ha visto bene, c'è chi ha visto male la Redo Kid, poteva fare di più, poteva fare di meno, sono tante le cose che si possono dire. Io credo che non abbiano avuto tantissimo tempo per preparare la contesa, e gente di quel calibro fa molto bene delle cose, ma per fare degli spot importanti deve necessariamente avere del tempo, altrimenti anche se fa degli spot belli che in altri incontri sembrano spot della Madonna, li hanno fatti loro e dici sono normali. Anche perché la Redo Kid è uno che s'ammazza, tra virgolette, parecchio sul ring, quindi si è limitato per ovvi motivi.
Non è che è lui è impegnato sia con la AAA che con la Major League Wrestling e non può fare un incontro per una sera e spaccare tutto. Diciamo un'altra cosa. Loro stasera registrano una puntata la settimana prossima. Anche, magari c'è. Ora non ho visto la... Sì, oggi. Cioè, due incontri in due giorni, ragazzi. Cioè, va bene tutto, però non possiamo vederli che si ammazzano sul ring per noi. Un po' va bene, ma un po' no. Quindi quando c'è il match in pay-per-view... O ti chiami Phoenix e te ne batti le palle, perché è fatto perché di Phoenix è incredibile, Phoenix. È incredibile. Io, davvero, ragazzi, tutte le volte che vedo Phoenix e suo fratello insieme, ogni volta Phoenix passa un passo avanti a suo fratello, ogni santa volta, ormai è irraggiungibile per Pentagon. Io dalla prima volta che lo dissi, e poi ormai lo sapete, l'avevo già detto, è quello che ricorda, ma sempre ricordato più da vicino, Tiger Mask. È l'unico che secondo me sa vicino. Con stile diverso, ovviamente. Certo. Beh, non è certo la coppia, non pretende di esserlo nemmeno. Però sì, è veramente un performer, mamma mia. E tante volte si guarda molto al fratello, che giustamente anche per ragioni di età e quant'altro ha raggiunto magari qualche soddisfazione in più a livello personale. Però non possiamo dire nulla a Phoenix e alla sua grandissima qualità. Sta di fatto che il match, buono, molto buono, per quanto mi riguarda il migliore appunto della serata, si conclude con una vittoria da parte dei tre messicani e schienamento ai danni di Brandon Cutler, cosa che avevamo già previsto e già se ne parlava nel gruppo Telegram. Se volete aggiungervi al gruppo Telegram, in descrizione al video, clic sul link. Cosa succede? Succede che perde questo trio composto da Brandon Cutler e gli Young Bucks, che sono comunque teoricamente ancora compagni di stable di Kenny Omega, il quale esce, picchia la Redo Kid, butta fuori i due Lucha Bros, dice io adesso vi picchio tutti perché voglio parlare con voi, signori Young Bucks. Facciamo quattro chiacchiere riguardo a cosa siete diventati, cosa siete, io vi ho sempre dato una mano, ho sempre chiamato voi quando c'era bisogno di fare qualcosa, voi quando c'è stato bisogno non avete chiamato me, ma avete chiamato Brandon Cutler. E prende a male parole Brandon Cutler. Lo abbiamo fatto anche noi. Sì. Ma con altri motivi. Vabbè. Sta di fatto che in kayfabe lui dice, ora mi fate il too sweet e saremo tutti amici bellissimi. Altrimenti saremo io contro di voi. E udite, sarà lui contro di loro. Nel senso che loro non hanno accettato di fare il too sweet, se ne sono andati, non accettano questo tipo di trattamento e questa parte, per cui Kenny Omega è rimasto da solo sul ring ed è stato colpito brutalmente dai Lucha Bros, che hanno fatto pure sanguinare la bocca, e è attaccato, salvato dall'arrivo dei Good Brothers, che, facciamo una brevissima parentesi, per tutta la puntata di Impact hanno cercato ovunque Kenny Omega e Don Callis senza trovarli. A quanto pare Kenny Omega e Don Callis non volevano avere più niente a che fare con loro, che non avevano le cinture, quindi non sono più quei super campioni di cui ci si può fregiare in un circolo di amicizie. Tanto è vero che subito Kenny Omega gli era andato a cercare gli altri campioni, cioè gli Young Bucks. Quindi vuole della gente con le cinture, quelli importanti hanno le cinture. Questa cosa del Belt Collector, un giorno faranno lui contro Austin Aries per il Belt Collector match. E niente, sta di fatto che questa situazione comporta che la prossima settimana ci vediamo un altro bel match, Good Brothers e Kenny Omega contro di nuovo i Lucha Bros e la Redo Kid. Però si è aperta un'altra spaccatura e l'ennesima possibile storyline per Young Bucks. Fabri, io penso di aver riassunto tutto qua, quindi la parola... Nell'ennesima storyline dei Young Bucks, non so, anche lì se l'hanno detto i telecronisti inglesi, dicevano che i Lucha Bros comunque vogliono affrontare gli Young Bucks. Questo era un incontro, visto che ora non si sa se Pac riuscirà a fare quell'incontro, vediamo se riuscirà a recuperare in tempo, ci sta che il suo posto lo prenda Penta. Quindi comunque in ogni caso sono... l'incontro serviva quello per forza quando c'era Pac e Phoenix, poi vabbè Pac non c'è stato, quindi già comunque hanno la parte, diciamo, Lucha Bros o comunque Triangolo della Muerte, mettiamola lì da un lato. E in più comunque bisogna anche tornare indietro di qualche giorno, che ovviamente
queste sono le cose che dicono dopo, ma in Being the Elite Matt Jackson, che gli continuava a farsi venire in mente quello che gli ha detto Don Callis, quindi era in crisi esistenziale, si fa venire in mente quando Page era in crisi esistenziale, che ha detto no, mi tolgo da voi, e allora va a cercare Page, che lo vede che sta festeggiando con i Dark Order, quindi evita di andargli a parlare. Vabbè, a fine anno vi ritroverete Bucks e Page contro Omega, i Good Brothers, prima di fare l'incontro Page contro Omega. Non so se arriva a fine anno. Non so se arriva a fine anno, ma a un certo punto... No, però prima, lo fanno prima. Da Double or Nothing in poi, Bucks e Page vanno contro me. Per poi allora, andare a... previsione complicatissima, ma la faccio. La faccio oggi in data 25 marzo 2021. Pronto a cambiare idea già fra un minuto, eh. Però sì. Double or Nothing sarà la resa dei conti tra Impact e AEW per i titoli. Arriva qualcuno a portarvi il titolo di Impact 9 su 10 a... Attenzione a Pac, attenzione a Pac, però bisogna vedere Pac come messo fino ad Abroad. Non lo so, al momento penso che sia più quello, perché tanto sotto stanno scrivendo delle bellissime storie su altro, il Pinnacle e quant'altro, per cui vedrete che per riempire il resto della card ci sarà veramente tanta tanta roba. E probabilmente sarà in palio solo il titolo di Impact, e quindi vediamo. Nella malaugurata ipotesi invece in cui sarà risuona a vincere il titolo di Kenny Omega, allora beh, lì sarebbe un bel problema, ma lo riaffronteremo eventualmente. Ma non so nemmeno se da Burn Nothing ci sia questa resa dei conti per un semplice motivo: lì vuoi fare il Collector Belts. Al titolo della AAA al momento non l'ha perso, poi non sappiamo quando lo dovrà difendere. Però al momento difese non sono annunciate sue. Al titolo della All Elite, 9 su 10 si prende quello di Impact. Titoli papabili che si può prendere ne restano due, e sono tutti e due in Giappone. Uno no, in realtà, volendo. Uno c'è la Moxley, che potrebbe prendersi. No, beh, lui va per quello del mondo, voglio immaginare. Eh beh, quindi, cioè, però se volesse fare il Belt Collector... A quello della DDT e a quello della New Japan. Attenzione, quello della DDT ci sarà il Super Show a giugno. Secondo me ci puntano a portarselo. È molto vicino a Double or Nothing. Bisogna vedere come sarà la questione delle quarantene. Settimana, vedi, qualche giorno, è vero. Bisogna vedere quel periodo lì, le quarantene, come sono messe. Però esatto, perché ci puntano sicuramente. 30 maggio, 6 giugno. Quindi... Puntarci a lui puntano, sicuro. La DDT in quello show lì ci punta per forza davvero mega. E lì può ci essere... Proveranno. E lì, se vuole fare Collector Belt, lui va per prendersi il titolo della DDT anche. Assolutamente, assolutamente. Young Bucks che sono in una faida semplice con il Triangolo della Morte, perché il Triangolo ha vinto la title shot, quindi è faida semplice, no? C'è una title shot, dobbiamo combattere. Che sia Pac o che sia Penta, ora vediamo Pac se può lottare, però comunque tanto la data dell'incontro non è stata ancora detta, quindi... Esatto. Dall'altra parte, i Bucks sono in questa grossa faida e in mezzo... c'è anche Hangman Page, il quale appunto potrebbe fare questa big reunion, il quale però è supportato tantissimo dal Dark Order, che lo vuole come membro. Lui non fa parte dei Dark Order, ma è comunque... Cioè... No, bellissimo quello che dice a Silver, no? Prima del match, dice, prima del proprio match, dice a Silver... Mi raccomando, non ti preoccupare, comunque andrà, saranno orgogliosissimi di te, perché sei riuscito sicuramente a raggiungere un buon obiettivo, sai, ti hanno voluto mandare lì, quindi ti vogliono bene, vai tranquillo, il motivatore, ok? Quindi questo Dark Order che potrebbe avere davvero uno dalla parte del bene, no? Come leader, però che se Hangman Page viene ancora tampinato dagli Young Bucks, beh, non lo so. E potrebbe addirittura ricrearsi una situazione in cui poi il Dark Order va contro Hangman Page, insomma. È un bel casino, tutto intorno agli Young Bucks. E perché c'è tutto questo casino? Beh, il motivo che ci vedo io, quantomeno, è tenere aperte le porte per il non si sa mai. Credo che la pandemia abbia mostrato il fianco alle problematiche che possono esserci in un roster che è formato gioco forza, ma per ragioni ovvie, da main eventer, mid carder, low carder, c'è pieno di gente che occupa dei posti e il rischio di far saltare la fila a qualcuno è altissimo.
E questo ha un pochino, tra virgolette, spaventato i lottatori, e i lottatori, i dirigenti, credo, e quindi stanno tenendo aperte, se ci fate caso, molte più strade. Le chiudono, perché bisogna dire la verità, perché poi vanno a chiuderle, perché anche Team Taz contro Sting e Darby Allin è chiusa, perché ora c'è una faida interna al Team Taz, quindi non c'entra più niente quella roba lì. E quella è stata lunga, perché si è partiti qualche settimana prima di Double or Nothing, quindi si è chiusa a Revolution, quindi stiamo parlando di 9 mesi, okay? Si fa un bambino in 9 mesi, loro hanno fatto una faida in 9 mesi, con alti e bassi, con momenti più intensi, momenti meno intensi, con ripetizioni, quello che volete, però sono stati 9 mesi di faida. E a questo punto sarebbe interessante vedere come risolveranno e in che ordine tutte le situazioni aperte ai Bucks, perché adesso non sto andando proprio nello specifico, però volendo ce ne sono anche altre, quindi no, anche i Bucks come si trovano in buone mani, come fai? Io, come dicevamo, pre-Revolution c'è il discorso che prima di fare l'incontro, quello che avevano fatto a Revolution, non c'era di fatto la cintura di mezzo, era troppo incentrato sui Bucks. E adesso però è la stessa cosa. Ora, la parte Lucha Bros o comunque Triangolo della Muerte c'è la cintura di mezzo, l'altra però no. È un discorso di amicizia o comunque di un discorso anche di elite. Anche se puoi mettercela ora. Adesso perché i Good Brothers non hanno più la cintura di Impact. Esatto. E quindi non è più la al stessa faida. Però possono anche prendersela di nuovo. Quindi c'è anche lì la possibilità poi di fare un title versus title eventualmente più avanti. A Double or Nothing, che molto probabilmente, secondo me, ecco, il title versus title, secondo me a Double or Nothing sarà proprio quello, ma scontro con Brothers. Può darsi. Forse Double or Nothing non è il posto giusto per farlo, ma se fosse Double or Nothing il posto giusto per farlo, attenzione, perché sarebbe un gran pay-per-view, proprio come intento. È quasi un super show. Prendo conto, loro se lo prendono a fine aprile, perché Robinson e Finlay non restano campioni per ovvi motivi, essendo sempre in Giappone, poi ovviamente però perdono il titolo. Quindi ci sarebbe soltanto un mese per loro, come storyline, dico. Quindi ci sta benissimo, ecco, lo faccio. Vediamo, sono molto curioso. Poi ovviamente nei commenti fateci sapere, sia in chat live che poi sotto YouTube, per dire... Fateci sapere un po' cosa ne pensate di questo mega momento, no? Abbiamo messo insieme un po' tutto, poi vabbè, è inutile parlare del match di Hangman Page, ha vinto giustamente e candidamente contro il suo avversario, Ornello Vanoni, e tra l'altro che insomma ha anche un po' di problemi purtroppo personali a casa, quindi gli auguriamo di poterli risolvere quanto prima, nel minor tempo possibile, nel migliore dei modi. Però diciamo che qua tutta l'elite, quella che era l'elite, l'abbiamo un pochino vista. Page mi piace come lotta anche in questi contesti, anche in questi casi. Bello vedere che nonostante l'avversario grosso, stavolta è veramente grosso, lui non ha risentito minimamente nel suo stile per andare contro uno che è sostanzialmente un pezzo di legno. Alla fine non mi dispiace neanche così tanto Ornello Vanoni, sono onesto, ci sono dei big men molto molto peggio di lui, però sì, diciamo che di questi tre match abbiamo fatto un po' un sunto e siamo arrivati l'elite, anche perché poi di fatto quello di Page non ci ha portato niente come storyline. Allora cominciamo a parlare di promo. Parliamo di promo. Allora, Fabrizio ha letto una cosa in rete, e per questo glielo sto anticipando, così poi gli torna in mente e ve la dice. Una roba che potrebbe essere veramente molto interessante. E quindi mettiamo insieme ora i problemi del Team Taz con la faida tra il Murdoch Monster, Lance Archer e Sting. Come mai li mettiamo insieme? Qualche giorno fa Fabrizio mi dice: sai che ho letto una cosa che potrebbe anche essere vera e togliersi dagli impicci? Il problema principale è che io e Lance Archer, per quanto andiamo d'accordo, io e Lance Archer abbiamo qualcosa sicuramente in comune, cioè nessuno dei due potrebbe mai lottare contro Sting oggi. Io perché non sono un lottatore, lui perché lo ammazza, cioè a conti fatti è così. In questo momento Sting non può andare contro uno così grosso, così in forma, così potente come lui, perché giustamente. Quindi, vedere un altro cinematic,
vedere uno street fight. Mm? Fabri, qual è l'altra opzione? E adesso capirete perché si parlava anche di Team Taz. Cage con Sting. E quindi Cage contro Lance Archer. Perché Cage Sting... Araldo. Araldo di Sting. Completamente. Sting gli ha fatto, tra virgolette, rivedere la luce a Cage. E, come abbiamo detto la settimana scorsa, un Cage face. Sappiate che ha lanciato contro Omega, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, è una sfida che si sono già giurati da mille anni, quindi sarà uno dei prossimi sfidanti finché avrà la cintura, ovviamente, Omega. E... però piano piano tutti gli indizi portano a Sting che si fa aiutare, perlomeno prende il suo posto, lo prende Cage, anche perché Sting ha degli incontri limitati da fare, e da quello che abbiamo capito saranno tutti cinematiche. E i cinematiche, se li metti a ogni pay-per-view, rompono le palle, anche se ti chiami Sting. Quindi deve essere molto centellinato, piuttosto Double or Nothing. Sai che forse soprattutto se ti chiami Sting? Soprattutto, esatto, anche perché ti fanno poi pesare il discorso dell'età, hai fatto l'incontro registrato per metterti le mosse bene, in maniera che non fai brutte figure, eccetera, eccetera, eccetera. E la si può tappare, diciamo, tappare benissimo con Cage. E finalmente, perché per quanto non ci piacciano i big man, però Cage ha uno stile totalmente atipico del big man, così come ce l'aveva Archer, adesso invecchiando è meno agile rispetto ai tempi di Lance Hoyt, e finalmente comunque si vedrebbe anche una faida tra big man, che comunque non c'è ancora stata di fatto in All Elite. Non è male, non è male. Per chiudere e portare ancora un po' più di carne al fuoco su questa cosa, l'avete visto, il promo che ha fatto Taz ha detto: ma noi non abbiamo problemi assolutamente, siamo tutti uniti, ognuno ha detto la sua frase per dire quanto si è uniti. Cage ci ha messo un quarto d'ora e mezzo e non mi è sembrato così convinto comunque, quindi si porta avanti anche questo discorso. La sua taunt l'ha fatta perlomeno. La sua taunt l'ha fatta, sì, sì, sì. Però insomma Ricky Starks mi sembrava più convinto, tanto per dirne una, no? Giusto per citare uno, Diciamo che era più convinto il figlio di Taz. Cosa c'entra il figlio di Taz in tutto questo? Io non ho ancora capito, perché finché non ci mettono che lui fa parte anche dell'American Nightmare, vabbè, come si chiama, la Factory, di fatto lui è come se ci andassimo io e te, la stessa cosa, cioè così a caso. Lui è il figlio di Taz. Figlio di Taz. Quindi a un certo punto potrebbe arrivare, non so, il figlio di praticamente Jungle quando sono Boy, a casa insieme, quando sono a casa insieme gli dice: papà, mi porti a lavoro, mi porti a far vedere dove lavori, e lui se lo porta dietro. Sì. No. Tra l'altro posso parlare della taglia. Stavo per dire una cosa, no, non la dico, non dirla. Te la dico dopo. Una taglia incredibile, felpone con cappuccio e il come si chiama, il marsupio sulla spalla. Sì, cioè, sembra che esce normale, un ragazzo. No, ma neanche, esce uno sfigato così. Io mi immagino uno sfigato uscire di lì, non uscirei mai così. Abbiamo solamente che è un judoka, appunto. Vabbè, capito, però. È figlio di Taz. È figlio di Taz. Il background ce l'ha, dovrebbe avere, però faccelo vedere prima o poi, no? Questo è un po' il punto. Fa qualche sgambetto ogni tanto, forse per questo che si chiama Hook, uncino. Fa qualche sgambetto ogni tanto per far vincere i suoi. Per la mossa di judo forse, no, è per gli sgambetti che fa, sì, no, è sicuro, dai, sicuro. L'inutilità fatta persona, ma non è stata la cosa più inutile che abbiamo scoperto a Dynamite. Ce ne sono almeno due molto interessanti. La prima è, ve lo dico subito, non lo seguirò, non chiedetemi di farlo, non farò contenuti su quello. Ci sarà un reality nella vita di Brandy e Cody. Fabri, quella cosa di cui avevamo tanto bisogno. Andrà su TNT, va bene, grazie, la faranno vedere TNT, speriamo che non ci siano delle pillole, e va bene, grazie, abbiamo saputo che Cody e Brandy avranno la trasmissione tutta loro. Sempre comunque questa, per quello che dicono che Cody non serve, io sono il primo a dire che Cody purtroppo però in America è conosciuto, e quindi caso strano queste cose qua le fanno fare a Cody, non le hanno fatte fare ad esempio a Omega, Moxley stesso non gliele fanno fare, le fanno fare a Cody. Certo, peraltro anche René Paquette, che è molto nel jet set, molto ammirata, amata, seguita, ha fatto un photoshoot in questo periodo, lei incinta, cioè
tante cose che si inquadrano, no, nella vita che... Le pancine della All Elite. Esatto. Sono tante cose che si inquadrano magari nella possibilità di aprire a qualcosa di diverso, ma vogliono Cody. C'è un motivo. Mm-hmm. Cody e TNT stanno cementando questa cosa sempre di più, e se le cose andranno bene anche per la All Elite. Cioè, è chiaro che... Il fatto di dargli questa faida praticamente inutile, perché comunque è inutile, è anche un po' lo tieni fermo per il discorso magari anche di questa... di questo show, comunque, per quanto poi sarà per quanto sia uno show di quelli che comunque metteranno le telecamere in casa, ora non so cosa succederà questo reality, però comunque lo tieni un po' lontano dal ring e gli dai una faida che comunque la gente se ne batte le palle di come finisce. Esatto. Perché la cosa inutile, l'altra cosa inutile è ovviamente QT Marshall nello sticazzi più totale fa un promo in cui nessuno completamente se lo caga, anche nel pubblico non è che ci sia chissà che, e alla fine questo promo porta a: la prossima settimana ci sarà un exhibition match, quindi teoricamente un match di esibizione, un match in cui ti faccio vedere la proiezione, la eseguo, ma poi non è che porto continuità nell'azione, ti faccio vedere che arrivo alla mossa di sottomissione ma non la eseguo o lascio subito, e queste cose qua. Quindi Cody sottolinea immediatamente: caro QT, io non connetterò con la mia finisher, se arrivo alla figure 4 non vado a chiuderla, non ti faccio male, tranquillo, dicendoglielo con un braccio sminchiato, e arriva col braccio al collo. Secondo voi cosa succederà? QT Marshall farà qualcosa di male in risposta a Cody Rhodes, vedendo magari che Cody Rhodes riesce ad arrivare a tutte queste cose e poi non le connette per rispetto? Secondo me sì. Tu cosa dici, Fabri? Secondo me starà fuori per colpa del braccio dopo, da lì in poi Cody Rhodes. No. Così, No, impossibile. Perché farlo fare a Penta sarebbe stato troppo brutto. Fanno fare... A QT fanno infortunare il braccio a Cody definitivamente. E poi QT batterà, come si chiama, Lee Johnson, e poi perderà con Dustin. Cioè è facile che sia questa qua la faida. Oppure il contrario, magari batte anche Dustin e poi uno tra Lee Johnson. È tutto cominciato con Lee Johnson, quindi presumo lui, però magari uno tra Lee Johnson e Sean Dean, e così magari poi va a batterlo. Anche perché avrebbe senso che vincano i giovani, onestamente avrebbe senso. Quel famoso seller di Lee Johnson. Quindi rischiamo di avere... di colpi al braccio e lui un minuto dopo prende tutti con quel braccio e fa qualsiasi cosa. Noi rischiamo di avere un incontro dove magari poi lo vincerà Cody, anche se è un'esibition, e finisce comunque con QT che infortuna Cody, con QT che batterà anche Dustin, o comunque quello che sarà, e poi propedeutico per far vincere un Lee Johnson, un Dino, chi per esso, sì, va bene, sti cazzi, ok. Un Hobbs stesso, anche se Hobbs ovviamente non c'entra più niente per Evil in Task, però potenzialmente... No, se fosse stato per un giovane, l'hanno fatto male. E l'ha fatto molto male. Ma sarà per un giovane, perché poi QT lo andrà a battere uno di loro. Cioè, sì, presumiamo Lee Johnson, perché è cominciato da quando ha parlato Lee Johnson, poi magari sarà un altro. Cioè sarà Red Velvet anche piuttosto, cioè non lo so. Però comunque, stronzate fate, la stronzata continua. È bellissimo tutto questo. Perché se l'avessero, ribadiamo, se l'avessero fatto tra Dark e Elevation non sarebbe successo niente. Poi l'incontro lo puoi mettere, vi dico anche di più, lo puoi mettere anche a Double or Nothing l'incontro, però tanto ormai la storyline è costruita, finisce lì... No. Invece ci dobbiamo sorbire adesso nelle prossime settimane questi 5, si spera solo 5 o 10 minuti di QT che fa cose. Sì. Ripeto, cioè, niente da dire su QT, però conoscendolo da un bel po' di tempo, cioè QT, se al momento fa l'allenatore, bravissimo come allenatore, niente di che, per carità, cioè, però è questo. Non è che stiamo parlando di Omega che decide di fare una storyline con un giovane, Ma tra l'altro io voglio dire una cosa a questo punto, no? A questo punto il mondo deve sapere il mio disappunto. Fino a qualche mese fa, fino al Covid praticamente, QT Marshall aveva una
Cotta Perelli, che tutti sapevano essere sposata con The Blade. Lui aveva una cotta e ieri in puntata ha detto: quella è mia moglie, ci conosciamo dall'età di 8 anni. Ma cosa? Ma quella cazzo di storyline allora va in vacca veramente. Io me lo ricordo, questa è una puttanata, questo è il primo grosso buco narrativo della All Elite, è la prima grossa vaccata della All Elite. Allora sono solo giocata col discorso di Ellie che diceva: io ho provato a sedurlo per far finta, mi stavo rompendo le palle. Sì, ma lui c'ha la moglie, cioè non è che, cioè, a sto punto lui mi doveva dire ieri: mia moglie mi conosce da 8 anni, ha anche capito di quando mi ero preso la cotta per la donna sbagliata. Che cazzo ne so, dillo, fa qualcosa, riferisci. No, no. C'è Cutie che si sta comportando da heel, anche, vuole fare anche la faccia, non ci riesce, però vuole fare anche la faccia da heel. Non lo so. Cosa è successo dopo? Niente, passiamo oltre. Ci sono ancora 3 temi di cui parlare. Il primo che andiamo a trattare è quello del Pinnacle. Pinnacle che ha fatto il suo debutto ufficiale come stable in un match che era ovviamente facile per loro, per un discorso di esperienza. Poi i lottatori messi lì sul ring erano tutti bravi e validi. La cosa interessante è il promo dopo. Promo dopo che continua diciamo questo discorso, questa faida a distanza in questo momento con quelli che sono gli ex compagni di stable di MJF, cioè gli Inner Circle. Direttamente FTR hanno chiamato in causa i Proud and Powerful, Santana e Ortiz. Punto diretto. Chris Jericho è stato chiamato in causa direttamente da MJF. Ci siamo. Siamo giunti a quel punto. Cominciano a formarsi queste pseudocoppie, comincia a formarsi sempre di più questa divisione di ruoli, di compiti attraverso quello che sarà poi l'andamento di questa faida, e l'atteggiamento di MJF, che è molto heel anni 80, gli FTR che sono molto heel anni 80, lottano poi in modo moderno, ma come si comportano è da heel anni 80, attenzione, non voglio dire che lottano come i lottatori degli anni 80, niente di tutto questo. Insieme a Sean Spears, che può fare tranquillamente l'uomo degli anni 80, come l'uomo degli anni 2020-2030, non è un problema. Ward può fare il grosso degli anni 80 anche. Ward può fare tutto quello che vuole, tra l'altro mi è sempre più simpatico, non c'ho cazzo da fare. E Tully Blanchard, che negli anni 80 aveva un ruolo, era avvicinato molte volte da dei manager coi controcazzi, e oggi lui è un manager coi controcazzi esattamente come quelli che aveva lui all'epoca. Siamo di fronte a una stable che potrebbe in qualche modo fare qualcosa. Veramente. Ora, se la prima fight è con l'Inner Circle, se tanto mi dà tanto, la prima fight dovrebbero tendenzialmente vincerla. A questo punto, la prima domanda è: ma perché far perdere ancora Proud and Powerful? E la seconda domanda è: ma perché non lanciare finalmente Sammy Guevara? E alla fine di queste domande, a cui non daremo una risposta, cioè, o meglio, la risposta è ovvia, vabbè, tanto è questione di tempo, quindi al limite ci vanno dopo, però in effetti si preannuncia quello che potrebbe essere finalmente, lo dico poi per 5 puntate, se non lo nominano loro non lo dico più, potrebbe essere finalmente The Road to, lo dico Fabri, Blood and Guts, perché qui sono tutti appaiati veramente. No, sì, anche perché comunque mettiamo questo 5 contro 5 ipotetico, MJF contro Jericho, Guevara contro Spears, Proud and Powerful contro FTR e resta Wardlow contro Hager, quindi sarebbero 4 contro 4. No, 5 contro 5. Sì, 5 contro 5, sono 4 incontri, ma 5 contro 5. 5 contro 5, avete capito comunque. E singolarmente, cioè, i Proud and Powerful possono battere gli FTR, magari MJF batte Jericho e Guevara batte Spears e Wardlow batte Hager, per dire, se la possono dividere così, e non c'è un effettivo vincitore, c'è il leader che magari ha battuto l'altro leader, però la faida vera e propria deve finire con un 5 contro 5, visto che c'è il discorso Blood and Guts, noi puntiamo su Blood and Guts. Se però faranno un 5 contro 5
cazzo ne so, stile, per non dire come la WWE, stile Little Lockdown della Impact, va bene anche quello, cioè per dire, non però si chiuderà la faida, si terminerà col 5 contro 5, perché cioè, ci sta che Proven Powerful come faida singola battano gli FTR, come ci sta viceversa, no? Non è un problema. Io spero che ce la facciano in Proven Powerful, perché mi sono rotto i coglioni di vedere che, e finalmente che facciano vedere i Lux, non che facciano vedere i Proven Powerful, porca troia, perché se non lo fanno adesso, giusto ieri mi è capitato per sbaglio, perché hanno fatto vedere un video tra i 10 incontri più belli di Impact e hanno messo il video tra Lucia Bros contro i Lux. Io ho detto, ma perché? Sì. Quindi anche questa del Pinnacle, ragazzi, teniamo gli occhi apertissimi, teniamo gli occhi apertissimi. Ora, io parlavo di Blood and Guts, sono stufo, quindi veramente non lo nomino più, se non lo nominano loro, ne parleremo eventualmente. Però sappiate che a me è venuto in mente ancora una volta, e forse ancora di più, rispetto alla prima volta in cui si sono battibeccati. Nel discorso uno contro uno, uno contro uno, uno contro uno, uno contro uno, non mi stupirei se Jericho cedesse il suo posto anche qua, contro MJF. Sì, ci può stare. E lui anda, e lui magari va contro Sean Spears. Sì, se ci sta andando per fare l'incontro. O magari contro Wardlow, anche tanto per cambiare un po' le cose. Sì. Ma vediamo. Sono molto curioso, molto curioso. Però secondo me cede il suo posto a Guevara. Tipo per premiarlo, che comunque si è accorto prima di tutti che Guevara si chiede a MJF, era uno stronzo. Va bene. Vedremo questo. Penultimo macro argomento di oggi, la divisione femminile in toto. Perché? Perché sì. Perché questa volta abbiamo tre cose, se non quattro, di cui parlare. Siete pronti? Allora, promo iniziale di Britt Baker. Britt Baker, dopo il primo incontro, arriva a fare un promo che, ragazzi, è un promo della Madonna. C'è poco da dire. Non gli ho trovato difetti. E ha fatto un grande, grandissimo segmento. E si è ancora una volta imposta come una delle heel più intelligenti e astute che ci siano nel mondo del wrestling moderno. Mi è piaciuta tanto e ha fatto veramente un grande, grandissimo lavoro, sia a livello personale sia a livello proprio comunicativo. E quindi Britt Baker, veramente pollicione super alzato, e sono curioso di vedere dove andrà tutta questa storia, perché lei può veramente andare in faida con chiunque in questo momento. E chiunque dovesse uscire da un incontro con lei sarebbe over, che vincendo o perdendo non cambia niente. E quindi teniamo d'occhio. Promo di, dall'altra parte, Jade Cargill, che ancora una volta vuole Red Velvet, perché Red Velvet l'altro giorno si è messa così, diciamo faccia contro faccia rispetto a Jade Cargill, quindi si preannuncia all'orizzonte un'altra chiusura di faida, questa volta in un one-on-one match, da cui probabilmente, se dovesse vincere Jade Cargill, potremmo avere un personaggio che a quel punto ha 3-4 vittorie alle spalle, non si sa mai, che possa scalare un pochino certe classifiche che noi stiamo vedendo. Dall'altra parte poi abbiamo avuto un match tra Nyla Rose e Ty Conti, un match buono, non eccellente, non mi aspettavo qualcosa di molto di più di questo. Diciamo che si sono evidenziati i limiti di entrambe, ma si sono anche visti i punti di forza di entrambe, quindi se riescono a riguardare il match e a tenere d'occhio i punti in cui non sono andate tanto bene, un esempio, Nyla Rose era un po' impacciata in alcuni movimenti con un fisico come quello di Ty Conti, mentre Ty Conti in alcuni casi ha colpito in modo troppo safe, e in modo palesemente safe, quindi non ha evidenziato, non ha affondato. Ecco, questi aspetti che si possono aggiustare in relativamente poco tempo, se loro guardano quelli e li migliorano e rifanno l'incontro viene molto bene. Le parti invece che dovevano andare bene sono andate bene, e quindi un buon match, non eccelso ma un buon match. Nessuno si aspettava il match della settimana scorsa riportato da queste due, ci mancherebbe altro. A fine incontro però l'attacco da parte di questa semplice formazione fatta da Nyla Rose e Vicky Guerrero contro la povera Ty Conti è stata ovviamente fermata, bloccata da un Hikaru Shida in bianco, che è uscito, ormai il bianco è il colore di Hikaru Shida quando non lotta, è sempre in bianco, candlestick alla mano, cerca di fare piazza pulita fino a che non arriva Ellie
a rompere i coglioni. Arriva Ellie a rompere i coglioni, Ellie probabilmente sarà la prossima sfidante di Karushida. O di Tai Conti, da come poi si è visto alla fine. Sì, però... C'è una cosa. Tai Conti è stata presentata perché è così come prima contendente nel ranking del numero 1. Sì. Prima dell'incontro con Ella Rose, in più ha vinto con Ella Rose, quindi al momento lei è la legittima avversaria di Karushida, perlomeno è la prima in classifica. Se la prossima settimana dovesse perdere nel 2 contro 2 che si farà, nel tag team match che si farà, cosa che potrebbe essere sentire? Sfidata da Ellie e perdere la title shot. Anche perché Ellie il suo record del 2020 era bello ampio. Nel 2021 non ha niente, però nel 2020 era riuscito a fare... Ha lottato a Dark, mi pare. Forse sì. Mi pare abbia lottato a Dark. Uno o due incontri che ha fatto... Sempre capire i motivi per cui non lotta, a prescindere da brava o no, però Ellie era l'unico vero personaggio, l'abbiamo già detto mille volte, che avevano. Che potevi anche darle la cintura, non è più brava di altre, però comunque è l'unico vero personaggio che hanno sempre avuto dall'inizio e non sappiamo perché non sia stato utilizzato. Escluso il periodo di Brandi Rhodes, non l'hanno detto che sia un infortunio, che sia lei che vuole fare così, non ha mai stato detto. Infatti mi ha sorpreso vedere uscire lei, sì che ci sta il discorso di Matardi, cioè lei è con me, va bene, va benissimo. Sei pronto? Dai. Sei pronto. Io non so quanto hanno coperto gli spagnoli nel commento, però è uscito Matardi e uno dal pubblico ha urlato tuo fratello è meglio. No, non io sono morto. Sono morto. Io ti giuro. Allora, il pubblico di ieri mi ha fatto completamente impazzire, cioè sono diventati i miei idoli. Si parte, uno c'ha il cartello in mano, it's Wednesday, you know what that means, con tutti i colori nero, cioè io sono impazzito, impazzito. Ma poi devo citarti anche la fine, perché la fine, cioè, è stata incredibile, ci arriviamo dopo, ma sta cosa di Matardi mi ha fatto letteralmente diventare matto, ma completamente matto. Poi il pubblico che si è messo dalla parte ma immediata dei Lucha Bros, quando Kenny Omega è arrivato ad attaccare, cioè in 2 secondi, paf, cioè il pubblico è stato super ma già durante l'incontro, ma i Lucha Bros ora non riescono più a fischiarli, a prescindere da tutto, non so. Beh, quando figurati, quando poi ha fatto la mossa finale a Omega, e io... No, è esploso il mondo lì. Sì, si è esploso il mondo. Ma ramificazioni possibili per il mondo femminile IW. In questa fase c'è Britt Baker Unleashed, quindi può prendersi qualsiasi tipo di faida. Dall'altra parte, Jade Cargill e Red Velvet, che vanno in faida probabilmente di nuovo una contro l'altra. Terza battuta, intorno al titolo abbiamo visto che in questo momento ci sono 4 persone. Nyla Rose però non può esserci, ha perso troppi incontri ultimamente. Non ti preoccupare di Nyla Rose in quel caso, però è lì adesso, no? Ci sono 4 atlete in gioco, cioè, propedeutiche. Ultimamente ha fatto più sconfitta che vittoria, ultima. Vero, verissimo, verissimo, però sono lì propedeutiche a quel risultato. I due Dark Elevation hanno avuto 2 main event femminili, allora forse la quadra è arrivata. Quello è arrivato, hanno 2 problemi. Al momento. Uno riguarda Nyla Rose, nel senso che devono risolvere un po' il problema, si fa per dire, problema Bing Delete. Bing Delete ha portato i Dark Order a diventare face. Perché è stato Bing Delete che ha portato i Dark Order a diventare face. Nyla Rose e Vicky Guerrero a Bing Delete fanno tutto tranne che quello che vedi sul ring della distruttrice dei cosi, fanno le sceme vestite da suore o comunque quello che è, si divertono con Rising. Quindi questo è un problema, perché se mi presenti Nyla Rose così, anche in Bing Delete, sappiamo che Bing Delete in teoria è fuori kayfabe, cioè è fuori kayfabe, è fuori tutto, però il fuori kayfabe mi hai fatto vedere che i Dark Order sono diventati face. Tante cose le vuoi mettere insieme per poi farle vedere anche in onda, quindi Nyla Rose me la devi identificare, la vuoi face o la vuoi heel? Basta che me lo dici, se me la fai comportare così a Bing Delete, fammela comportare così, magari è lei così nella realtà, va bene, lei è Vicky Guerrero, me ne fai comportare così anche a Dynamite, e togli già. Lei è molto brava come persona, è molto rispettata dalle sue colleghe, dai colleghi, da tutti, quindi sicuramente lei è molto questo. Mi viene in mente su Twitter una ragazza che poi in realtà è quella che ha combattuto contro Jade Cargill la settimana scorsa. Una ragazza che è saltata in piedi, che è quella che portava il quadernone
con sulle cose delle proprie avversarie e così via, no? E ha scritto primo, qualche settimana fa, prima o poi tornerò a lottare a Dynamite. E Nyla Rose sotto le ha augurato di tornare prima possibile. Così, ma cazzo di cane, cioè non è che c'era bisogno di quello. Però Nyla Rose lo ha fatto. Si vede proprio che ci tiene, si vede che sta bene nel suo ruolo. Ieri, mentre controllavamo le cose della Tokyo Joshi, ho scrollato un po' i tweet di Mei Suruga. E Mei, quando è apparsa Maki Ito, lei ha detto, perché lei sì e io no? E già, poi, quando ha fatto l'incontro, Tai Conti ha detto una cosa tipo, bell'incontro io e te ci dobbiamo sfidare. E Mei ha detto, sì, appena arrivo ti sfido. Quindi anche come cosa... che si stanno continuando sì. A portare la gente. Non, però, l'altro vero problema è Hikaru Shida. Cioè, ci sono tante lottatrici, fai tutto, ma non c'è niente attorno al titolo femminile. Mi fai vedere che c'è la gente che può essere attorno, ma in questo momento, se uno va a vedere chi è che può affrontare Hikaru Shida, a prescindere, come abbiamo detto prima, la classifica dice Tai Conti in questo momento. Però lì molto probabilmente dovranno fare l'incontro Tai contro Ally ed eventualmente poi una delle due andrà contro Hikaru Shida. Ma se io devo vedere chi deve andare contro Hikaru Shida adesso in base a quello che è successo, sarebbe Thunder Rosa. Che Thunder Rosa, in teoria, al momento lei è NWA, l'NWA ha riaperto, mettiamola così, quindi se non le fanno regalo di farla apparire, lei che adesso è in NWA. Perché adesso l'unica sfidante per Hikaru Shida, in All Elite parliamo, è solamente Thunder Rosa. Però Thunder Rosa, parliamo in All Elite, ma Thunder Rosa non è All Elite. Secondo me ci arriviamo. Questo giro è l'ultimo prima di vedere Thunder Rosa, perché Thunder Rosa mi pare che scada il contratto in primavera. E quindi nella primavera siamo appena entrati. Donne, la commentatrice dell'NWA, una delle tre, è Velvet Sky, grande amore mio di Stefano, e c'è anche Taryn Terrell, nel pay-per-view è apparso anche Taryn Terrell tra i commenti a fare, quindi due gran bei personaggi, non solo belli, anche erano anche poi si sono rivelate anche brave a lottare, soprattutto Taryn Terrell, la gran sorpresa. Ma in realtà la più brava di tutte è sempre stata Velvet Sky, quindi su quello non ci piove. Sì. Ma ultimo tema di oggi, il titolo TNT. Titolo TNT che è stato difeso, ovviamente, giustamente, in modo positivo da Darby Allin, il quale ha sicuramente tantissime altre cose da dover dimostrare con quella cintura, quindi non mi aspettavo che perdesse il titolo. Un buon match, nonostante Darby Allin sia sempre costantemente l'underdog, e questo è un problema che gli si girerà contro a un certo punto, però reputo che stia crescendo molto. È un Darby Allin che nel tempo si sta prendendo molte delle mie simpatie, perché non è quel lottatore che magari ti aspetti canonicamente, però fa sempre delle buone prestazioni. Lasciamo stare poi che ad alcuni non piace il come lui fa queste prestazioni, cioè mettendo magari a repentaglio molte volte il proprio fisico, la propria struttura e tante altre cose di questo tipo, però è vero, è innegabile che lottatori di questo tipo ci sono da sempre, ci saranno sempre, e lui si sta legittimando le sue posizioni pian piano e in un modo assolutamente lineare. Poi John Silver ha fatto un ottimo incontro, sì. John Silver è stata la star del match. E te lo dico, Fabri, perché così mi aggiungo all'altro pezzo. È arrivato Sting a un certo punto ad aiutare, diciamo, a far da enforcer a Darby Allin. Giustamente, Dark Order non ha più messo becco in niente, nonostante non avessero poi in realtà fatto niente fino a quel momento. Alan Angel si è preso una botta, come sempre, e basta. Però non hanno più interferito, e fin lì siamo tutti d'accordo, ma c'è un grosso ma. A fine incontro io ho detto, ragazzi, il pubblico rumoreggia, ma rumoreggia forte. Hanno pubblicato poi su Twitter il post match dove Sting parla, vuol fare un promo a favore di Darby Allin, e il pubblico super rumoreggia, ma tanto che lui gira il promo a favore di John Silver, e queste cose le fanno solo i più grandi in assoluto. Gira il promo verso John Silver e il pubblico esplode.
in questo momento John Silver è uno dei più amati e tifati legittimamente e di fatto all'interno della All Elite. Che lo si voglia dire, che non lo si voglia dire, in questo momento lui è uno dei personaggi top della All Elite Wrestling. È incredibile, e se ne sono accorti tutti, tanto che poi ti manderò il link di questo post-match. È incredibile come Sting abbia dovuto girare il promo per ricevere l'applauso lui e dare il contentino vero al pubblico. Cosa serve fine. Sting? Esatto. Cosa serve Sting? Non lo so, sto facendo un promo, te lo giro in modo tale che lui ne esce da Superface e lo stavano per fischiare. Cioè, vedi tu, a cosa serve? Boh, esperienza? No, non ne ha. Sì, però Silver... ipertifatico, cioè è un po' come dire all'epoca quando seguivamo la WWF, all'epoca i Coco Beware e i Brutus the Barber, cioè lui è più forte in proporzione, però comunque certo. Ipertifati, che sia dai ragazzi o dai bambini o anche da tutti, però ovviamente poi non ti aspetti, che ti aspetti magari la bella prestazione, quello sì, assolutamente, come c'è stata stanotte. Però Silver anche un pochettino l'avevo visto, ma massimo gli ho visto fare due incontri per l'All Elite, non di più, per carità. Però comunque, se un giorno mi dovessero presentare, se sai, mettiamola così, se sai che è l'incontro di passaggio, ora perché il campione Omega Silver, e fai l'incontro a Dynamite, come può essere stato anche quello con Seidel, ti dico va bene, chi se ne frega, fallo. Però se mi metti poi Silver, in questo momento, poi magari fra un anno cambia tutto, Silver contro Omega, va bene che è hyperface, eccetera, però no. No, certo. Vedere sempre, devo... Al momento la All Elite ha fatto vedere che l'equilibrio, vedi Cassidy, l'hanno sempre trovato. Quindi ora devono trovare anche il giusto equilibrio con Silver. Però perché mi fa molto piacere, devo dire la verità, mi fa molto piacere. Ci mancherebbe, ma a me tutti quelli che poi escono un po' così. Tra l'altro il prossimo, che 9 su 10 uscirà così, è proprio Alan Angels 5, chiamatelo come volete. Perché adesso è quello che era Silver prima in Being the Elite Predal Corner. Preso per il culo, gli scherzi li fanno a lui, quindi 9 su 10, il prossimo, quello che sostituirà forse anche addirittura Silver, è proprio lui. Sì, sì, ma infatti è la grande forza della All Elite. In questo momento tu mandi Cassidy contro una caffettiera, no, questo è un incontro troppo GCW, però mandi Cassidy contro una caffettiera, la gente si diverte. Mandi Silver contro una caffettiera, la gente si diverte. E se riescono a mantenere questo stile... Quindi a crescere, a far costruire anche dei lottatori che, peraltro, lo dico qua verso la fine della trasmissione, lottatori che Darby Allin e John Silver non hanno mai fatto, se non in modo sporadico, niente con la WWE, per esempio. Quindi sono proprio nuovi come personaggi per la TV, da sfruttare, da mandare over. Ed è bello vedere che Darby Allin è una delle action figure esaurite adesso della allora, se noi andiamo a vedere quelli che attualmente sono i volti, mettiamola così, della federazione, togliamo Moxley, perché lui comunque ovviamente Omega WWE non ha fatto di certo la storia WWE, i Bucks non l'hanno di certo fatta, il Page non ha di certo fatto la storia della WWE, Cassidy dal punto di vista del tifato, Allin, John Silver, Cody Rhodes ha una storia particolare con la WWE, quindi cioè non è scuola WWE, Cody Rhodes è scuola di suo padre, cioè che è diverso, cioè diventa, non se ne trova uno, perché comunque i due che sono più legati, mettiamola così, a WWE sono proprio Miro e comunque Moxley. Però comunque, se andiamo a vedere Britt Baker, mettiamo anche le donne, Britt Baker non è mica un volto WWE, non c'è mai stata in vita sua. Comunque, ma in realtà delle donne, cioè l'unica che ha fatto qualcosina in NXT è Tay Conti. A me viene in mente solo Tay Conti, aiutateci, ma io direi solamente Tay Conti. Perché sì. I Velis forse è May Young, ma i Velis anche lì dobbiamo capire, un po' stile come dicevamo prima, di Thunder Rosa. No, qualche apparizione magari ce l'hanno fatta, Thunder Rosa la volevano come arbitro. Sì, doveva fare l'arbitro. No, due anni fa, tra l'altro, nemmeno poi chissà quanto tempo fa. Ormai sarà 3 anni fa, esatto, appunto. E poi, se andiamo a vedere le top coppie, ora si sono messi gli FTR, ma le prime coppie principali della All Elite sono sempre state
a prescindere ovviamente da se gli fai fare qualcosa tra Ben Powell, Lucha Bros e Young Bucks, questi qua di WWE. Cioè l'anno scorso quando si parlava a fine dicembre Jurassic. Che hanno dovuto i Jurassics, quando hanno dovuto allungare dei contratti, cioè li hanno allungati ai Lucha Bros, cioè, non li hanno allungati a quelli che magari tanto li allungo a loro e ad altra gente simile a loro, poi mi occuperò magari dei minori, però loro me li dai, ma i Lucha Bros ad NXT non li volevi? Anche se, ecco, su questa cosa però c'è Penta che è un grande, perché tutti quando gli chiedono, lui ne fa spesso le qua, ora un po' che non ne vedo, magari non mi capitano da leggere, gli chiedono sempre chi vedremo mai a NXT, lui le risponde sempre lo dirà solamente il tempo, cioè, è la risposta migliore che puoi dare, anche perché che cazzo ne sai poi esatto. Lui sempre lo dirà soltanto il tempo, però ovviamente no, allo stesso tempo non si nemica nemmeno gli altri, ci mancherebbe ancora. Io direi che gli argomenti li abbiamo terminati, qualcosina sicuramente abbiamo lasciato indietro, ci mancherebbe altro, però direi che una buona analisi di un'orettina, qualcosa di più, l'abbiamo fatta, per cui ringraziamo intanto la nostra chat, che sicuramente adesso andremo a leggere, cosa che chi ascolta in differita non potrà ascoltare, non potrà vedere, non potrà partecipare, quindi se dalla prossima settimana volete partecipare anche alla chat e quant'altro, noi ci siamo dalle 14 sul lato vero del ring. Ringraziamo chi anche è passato soltanto per ascoltare un minuto e poi ci recupererà dopo, e io personalmente ti ringrazio, Fabri, per aver partecipato a questo episodio. No, grazie a te. E basta. Basta. Davvero, grazie di cuore a tutti, lancio per chi è in chat la sigla e poi si chiacchiera un po'. Grazie per averci ascoltato, la prossima settimana si tocca quota 86 puntate, saremo ancora qui, vi parleremo ancora di Dynamite, sarà bellissimo come sempre. Nel frattempo, grazie di cuore a tutti, noi ci risentiamo, alla prossima.